Se siete alla ricerca della vostra prima stampante 3D per sperimentare o creare i vostri progetti e con un budget inferiore ai 300 euro volete una stampante che sia molto compatta, che abbia una buona qualità di stampa e che sia anche molto veloce, allora questa Creality Ender 3 V3 KE è la stampante che stavate cercando. Il video di oggi l'ho diviso in tre parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing andando ad analizzare tutte le sue componenti, nella seconda parte andremo a fare il montaggio e nella terza e ultima parte andremo a fare la prova di stampa e vi darò anche tutte le mie considerazioni finali. Ho apprezzato tantissimo che sia il basamento che il portale praticamente sono già montati, per cui vi basterà assemblarli insieme, avvitare il display e la staffa per il filamento e il gioco è fatto. Il tempo di montaggio è inferiore ai 10 minuti. Ho apprezzato tantissimo che Creality abbia inserito questo filamento gratuito perché non tutti i brand inseriscono il filamento gratuito all'interno della dotazione base. Un'utilissima chiavetta USB con all'interno il programma Creality Print. E una volta inseriti tutti i progetti che avete fatto al computer li potrete scaricare e stampare direttamente dalla stampante. Come prima cosa andiamo a montare il portale sopra il basamento che dopo lo andremo a vitare. Mi raccomando però state attenti a inserire questo filo all'interno di questo slot presente nella parte sinistra della stampante. Avvitate le 6 viti nella parte inferiore, rimettete in verticale la stampante e andiamo a fissare ulteriormente il portale con ulteriori 2 viti nel braccio di sinistra. Ora andiamo a collegare il display e va fissato nella parte laterale della stampante, precisamente dove ci sono questi 3 slot. Finito di avvitare non ci rimane che collegare il connettore. Abbiamo quasi ultimato, come ultimo passaggio non ci rimane che fissare la staffa portafilamento. Come prima cosa andate a svitare delicatamente il tubo di plastica, tirate per bene, dopodiché andate a inserire nella staffa la parte superiore del tubo e lo tornate ad avvitare. Andiamo ad ultimare il cablaggio andando a fissare tutti i fili e inserendo gli ultimi 2 connettori. Il primo direttamente nell'estrusore, anche in questo caso spingete bene, collegato anche il secondo. Come ultimo passaggio non ci rimane che montare il filamento. In questo caso ho selezionato un TPU di diametro 1,75 mm con una temperatura ottimale di funzionamento dell'estrusore che va tra i 210 e i 240 gradi. Come primo passaggio dovete inserire il filamento all'interno dell'interruttore di rilevamento e una volta fatto passare vi basterà spingerlo direttamente nell'estrusore. Come prima cosa vi informo che il movimento sull'asse Z viene svolto da queste ruotine prismatiche. Come vedete c'è solo un motore che è situato nella parte destra e dall'altra parte non c'è un motore secondario e il movimento viene fatto appunto da queste rotelline e andando a roteare, falsare e abbassare l'estrattore. Data la mancanza del motore nell'altra colonna, la sincronizzazione viene affidata interamente a questa cinghia dentata. Questo motorino invece si occupa dello spostamento dell'estrattore sull'asse X. Lo spostamento dell'asse Y viene dato direttamente dal piatto che si muove su queste 2 guide, regolato anche in questo caso da una cinghia. Collegato all'asse X troviamo l'estrusore con blocco riscaldante a 60 watt. L'ugello è completamente in rame, spero si veda bene dalla telecamera, con un diametro di 0,4 mm. Per quanto riguarda la velocità massima di stampa, questa stampante può raggiungere addirittura i 500 mm al secondo. Tuttavia vi consiglio, per avere una stampa di qualità migliore, di stampare intorno ai 300 mm al secondo. Come piatto di stampa abbiamo un bellissimo piatto in pay, come vedete è anche ruvido, perfetto per far aderire meglio i nostri modelli e in più è anche magnetico. Così sarete sicuri che anche con le vibrazioni di stampa non si sposterà dal proprio asse. Concludo dicendovi che il volume di stampa massimo è 220x220x240 e che i filamenti compatibili per questa stampante sono ovviamente il PLA, il PTG, l'ABS e anche il TPU per avere delle stampe elastiche.
E ora che avete tutte le informazioni, siamo pronti per il test di stampa. Come prima cosa andiamo a accendere la stampante. Questa stampante è anche wireless, per cui potete anche stampare da remoto. Vi consiglio di scaricare l'app Creality dal cellulare e soprattutto, come vedete dalle scritte, è possibile scegliere l'italiano per quanto riguarda la lingua. Partiamo col primo test di stampa ed essendo wifi lo andiamo a lanciare direttamente dal computer. Vado subito ad aprire il progetto che ho scelto per la prima stampa di oggi. Olè! Ed ecco per voi il Super Kunai di Minato. Come vedete, prima di stampare potete anche selezionare e spostare il kunai all'interno del piatto di stampa, ma non solo, perché potete anche aumentare o diminuire le dimensioni. Se lo volete più piccolo, ad esempio 150 mm, e in automatico ricalcolerà tutte le misure. 3, 2, 1, via! Come prima cosa sta aumentando la temperatura della base, adesso è a 50, deve raggiungere 60 gradi e dopo aumenterà la temperatura dell'estrusore da 180 a 220 gradi. Guardate che spettacolo, si vede già la base del kunai. Adesso vi lascio lo speed build e dopo andremo a vedere il risultato finale. Ed eccolo qua, kunai completato. Vado subito a vedere da vicino. Mamma mia, ho la pelle d'oca. Guardate come è venuto perfetto in tutti i particolari. E anche la misura e l'impugnatura è veramente comodissima. Provo anche a fare qualche trick. Vediamo se riesco a farlo ruotare. No, guardate che figata. Direi che come prima stampa ci siamo. Stavolta però, invece di stamparlo dal computer, ho collegato la chiavetta alla stampante e adesso lo andremo a stampare direttamente dallo schermo. 2, 1, via. Guardate, ha già fatto il simbolo di Konoha. Mamma mia, che velocità. Andiamo a vedere dallo schermo. Mancano 13 minuti alla fine della stampa. Vado a rimuovere anche il coprifronte. Guardate quanto è fatto bene, mamma mia, e guardate, è sottilissimo, è veramente perfetto da utilizzare come coprifronte perché è anche molto flessibile. Andiamo a controllare da vicino i buchi laterali, guardate come sono venuti bene. Andiamo a vedere anche qui dall'altra parte e tra l'altro paragonandolo col mio coprifronte direi che le misure sono perfette. Per quanto mi riguarda, sia il kunai che il coprifronte hanno raggiunto pienamente la sufficienza. Oltre al kunai e al coprifronte, per testare in maniera approfondita questa bellissima capè, sono andato a fare altre 5 stampe dove ho stampato con tutti i tipi di filamento, sia il PLA che l'ABS ma anche il TPU, e devo dire che i risultati sono andati oltre le aspettative. La qualità è rimasta molto buona, non ho avuto problemi di adesione e anche la velocità di stampa non ne ha risentito. Ve li faccio vedere da vicino. Guardate che bella questa piramide, questa l'ho fatta col PLA. Tra l'altro mi piace da matti questo colore molto sfumato, un po' cangiante, che cambia colore in base all'inclinazione. Guardate anche la sfera come è venuta perfetta, ci sono veramente pochissime imperfezioni. Questa invece la classica Benchy, guardate anche qua i particolari come sono ben evidenziati, si vedono tutte le decorazioni del tetto, guardate anche il timone come è perfettamente visibile e anche la parte inferiore è veramente di ottimo livello. E come ciliegina finale sono andato a stampare la stessa barchetta ma con 3 filamenti diversi, PLA, TPU e ABS. Guardate che spettacolo, devo dire che sono venute veramente bene. Se devo scegliere tra le tre quella venuta meglio, opto sicuramente per quella in PLA. Una nota di merito: se la prende il filamento in TPU, guardate la differenza di elasticità. Questo è il PLA, se provo a stringere come vedete è molto rigido, non si piega minimamente. Guardate invece il TPU, sembra quasi di gomma, per cui questo materiale è veramente perfetto se dovete fare materiali come cover dei cellulari o tutti quei gadget che non devono risultare rigidi. Se questa recensione vi è piaciuta, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale, qui sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. Prima di salutarvi vi ricordo che se siete interessati a questa bellissima stampante 3D, vi ho lasciato il link diretto per poterla acquistare nella descrizione e nel primo commento di questo video. Dalla super flotta delle Benchy e da Luca Tacchi è tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.